Ciao ragazzi. Perfetto, iniziamo. Vecchia scuola, ricevi qualche aiutino per rendere la tua esperienza più fluida. Chiedimi, vecchia scuola, perché... Dai, moderna. Bello! Adesso le... no, pensavo che le investisse. Your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him. Watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, every member of her family was driven mad with the world. But Jeremy didn't kill himself. Despite being convinced he was truly possessed, he decided that this last chance was not great. Così.
And what's my part? Just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually kill us? No. You might wave it around depending on how agreeable the staff. What exactly are we going to do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Questo prende la linea del desktop, è ok. Così ti sento bene. E sento bene anche me. Aspetta, però mi devi dire se si sente l'audio del gioco, aspetta. Non so quale scegliere dei due, quale fare la storia per prima, devo farlo due volte. Esce in una casa, Amblin Brown, ti ha monetina e vai. Ma perché ti sento anche a te dal PC? Io ti sento... Ti sento pure sul PC. Dai, facciamolo con lui. Si sente l'audio adesso? Farò un attimo parlare. Ma non senti la musichetta sotto? Ma col fatto che sono anche in patti mi si è abbassato, mi sento un po' meno. It can't be. There has to be someone around. Oh, l'audio mi sembra giusto adesso. Ok. L'importante è che si sente la mia voce e il gioco giusti dalla live. Sì, in questo momento sì, ti sento doppio, ma penso sia dovuto al fatto della che siamo collegato con la play e col video e con l'audio del video. Now what do we got here?
ci vedevo niente. E chiave, ok. Premi per accendere la torcia, perfetto. Poi stavo smadonnando per l'audio, non mi ero accorto che la farina che ho attaccato per prendere l'immagine e tutto all'ingresso audio. Fantastico. Quindi come hai risolto? Ma io non capisco perché mi arriva la tua voce dal PC. Perché arriva dalla live? No, io non sto guardando la live. Io sento solo la tua voce dal PC. La sento sia in cuffia che dal PC. Ah, boh, forse perché prenda la presa e collegato in parti? Quindi sta buttando dentro anche il mio audio. Dal PC. Magari lo registra, è vero. Dov'è per controllare la live? Quante voci senti di te e me? Per sicurezza. L'audio di gioco si sente bene. E quello l'ho sentito anch'io prima. Adesso si sente, non ho più fatto un dialogo, quindi non te lo so dire. Però il rumore e il parlato quando parlava da solo mi sembrava singolo. Quindi giusto. Il problema è che ogni volta adesso quando passo da Fortnite devo ricordarmi cosa ho disattivato e cosa ho attivato. E questa l'abbiamo trovata. E sono entrato in casa. Ok. Trovo la porta d'ingresso e fai entrare Emily. Allora, cosa c'è? Don't mind if I do. Già iniziamo con delle cure, la cosa non è bella. Un po' di roba da prendere. Bibbia. Che cazzo, pure qua. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I'm going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French court of priestess tells me it's all connected. She says... Come si sentiva? Proiettili. Ottimo per la pistola. Mi sa che Marco l'hanno chiamato. Allora, di qua cosa troviamo? Qua è aperto. Un drink. Quindi servirà per qualcosa quel drink. L'altra roba. C'era niente. Come si abbassa?
fanno drink, quindi sono curi drink. Proiettili. Questo cosa fa? Ah, questo mira e l'altro sparerà. Ok, questo. Prima persona. Ok, posto. Qua c'è una cella. Biglietto tramvario. Ok, apri. Allora, la città della luna crescente, me ne servono tre, ne ho preso uno. Ah, questi sono tutti gli indizi che devo trovare, ok. Indagine, Edward. Carnaby, commissione della Rosana. Ok. Death Zero, the old plantation building. Was ready to fall, but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door. Come si sentiva? C'è stato un dialogo? Sì. Non ero. È un attimo allontanato. Okay. Cosa c'è? Proiettili. Proiettili pistola, ottimo. E qua. Un diario. Adesso mi sa che parlerà. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Un puzzle. Iniziamo subito. A posto, Simo. Oh, perfetto. L'audio si sente nitido. C'è un puzzle da fare, ma come lo faccio? X. Con le frecce? Lo sto provando, ma non me lo fa. Seleziona, ma. Seleziona. Non me lo fa. Boh. Anche premendo X? Sì. Valvola rotta. Probabilmente devi cambiare prima la valvola. No, non mi fa andare. Ok. Quindi devo andare a prendere qualcosa là, far muovere questi. Ok. Dopo lo faremo. Qua cosa c'è? Niente. Qua proiettili. Perfetto, quindi di qua si torna dopo. Apri. Bravissimo. Di qua si torna su. La macchina fotografica con. Su Resident Evil usciva la macchina da scrivere. Qua c'è la macchina da fotografica che salva. Sì, in alto a destra. Ottimo. Proiettili. Oh, vediamo se mi fa vedere cosa c'è nella borsetta. No. Di qua. Niente. Di qua. Chiusa chiave. Di qua ci sarà qualcosa. C'è una. La madonna, quanta roba. Un drink. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. Apriamo. Non posso.
Cassetta per me chiusa a chiave. Devo trovare la chiave per la cassetta dei medicinali. Allora, di lì ci siamo arrivati. Vediamo se posso aprire qua. Vabbè, prima vediamo questa chiusa a chiave. Mi serve la chiave, ok. Mi serve la chiave, ok. Troppe chiavi. E qui? Cosa c'è? It's wedge shut. Ah, così si schiva, ok. Sembra importante, sì, ma se non... Non ho le chiavi, quella è chiusa. Forse questa la devo sfondare. It's wedge shut. No. Non la posso sfondare. It's wedge shut. Ok. Quindi da dove cazzo devo passare? Tutto chiuso a chiave. Di lì ci sono appena andato, di qui non... C'era niente. Te l'ho già guardato. Di lì torno giù. Questa è chiusa. Niente da fare, non si sfonda. Torniamo giù. Se su non posso salire, quelle sono tutte chiuse. Ma questa era quella che non potevo passare dall'altra parte. Questa non l'avevo visto. Ok. Ah no, sì, da qua dove sono partito. No, proprio questa non l'avevo vista. One drink. Forse mi sto confondendo con un'altra stanza. Veleno per topi. What was that? Oh, ieri sai che alle 10 dormivo già. Sì. Sì, minchia, ero cotto. No, lo so, è detto mezzanotte. Di qua, di qua, di qua, di qua. Vediamo cosa c'è di qua. Abbiamo visto un film dopo aver giocato. Dopo che ho finito il torneo su Fortnite, sì, 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 abbiamo guardato un film e poi siamo andati a letto. Di qui? Ah, ma di qua ci sono arrivato? Ma forse non dovevo entrare di lì. Ci sono altre... ci sono altre vie, ok. No, ma non me la fa aprire. Di lì c'è una cosa che mi porta su. E questa non me la fa aprire, quindi... Proiettili. Di qua non mi fa salire. Dai, inizio il gioco, mi sono già bloccato, che è? Ah, di qua. Ok, c'è un altro giardino. No, quando sei arrivato. Sei sicuro? Sì, perché la statua era già lì. Ma se sono anche quella la statua, c'è anche di là uguale. Ah, c'è anche di là? Sì. Vabbè, allora vai a guardare. Non ero arrivato da dietro. Niente, venite a guardare. Non ho fatto cosimo. Prova ad andare a vedere, dai. Andiamo indietro. Tanto al limite torno lì. Anche perché i corvi appesi non li avevo visti. Nah, I'm not getting in there. Catenaccio, ok. Arrivo, tesoro. Aveva ragione Marco, non avevo visto tutti quegli oggetti però. Bello, i corvi appoggiati nel nulla. Qua, andiamo di qua. Per me devo fare qualcosa col puzzle, ma non me lo fa fare. Sì,
Se non hai altre vie, è probabile. Ah, di qua voleva la chiave, è vero? Per forza là, qua. Vediamo. Allora. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Qua non c'è niente, attaccato qua non c'è niente. La valvola è rotta e qua, allora non mi fa fare assolutamente niente, ma scusa, eh, ci sarà qualcosa da col tab, niente, rotondo, torna indietro, no, niente, non mi fa spostare le piedine. Io lo vorrei fare il puzzle, ma non me lo fa fa. Ma scusa. Seleziona. Che seleziono cosa che non me lo fai fare. Lo vorrei risolvere, amico mio. Niente. È l'unica via che posso andare e non mi fa risolvere il puzzle, bella roba. Ah, ti penso, aspetta. Dovrò sparare? Alba. Salta in aria tutto. No, non devi sparare. Questo più. No, niente. Ti lo fai vesti. Non l'ho messo io il polipo per terra. Indovina chi è stato. Sì. Tuia è stata. Ma dai, ma si può essere già bloccati inizio gioco? Ma va, non l'avevo visto. Plan meeting tree, ok. Noi siamo qua. Ok. La serra l'abbiamo fatto. Mi fa vedere. Rompicapo, risolvere. Completa, porta chiusa a chiave, sbloccabile. Porta porta sbrancata, porta bloccata, ok. Quindi devo trovare le chiavi per forza, perché almeno posso parlare. Completato, esplorato, risolvere, risolvere non c'è niente. Ah, c'erano anche dietro le chiavi, ma va, fan bagno. Trovate le chiavi tutte.
esplorare tutto qua, oh. Tieni premuto per aprire la mappa. Ok. No, dall'altra parte devo andare così. I need the key. Non è questa che mi serve. No, però scusami, I need the key. Ce l'ho la chiave, ma che cazzo stai a dire? Ah, di qua. Vabbè. Sono entrato. Vediamo prima di qua. Serve una chiave. I need the key. Indizio. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government... Okay. Ma che sei in lago? Che fai la stupida? Certo che lo sono tutti. Ma smettila. Non posso aprirla. Di qui non mi arriva nessuno. Ho suonato, non viene nessuno. Oh, sono riuscito a aprire. What are you doing? Who are you? Ma dove arriva questa? Oh, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. Dall'altro giro, altrimenti puoi fare avere un'altra storia, lei. No, per lei ho aperto io. Quell'altra dove è arrivata, la governante. We can't hear you knocking. Ok. None of us can. Is your uncle, darling? Jeremy, Emma Wright. She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. He will have to come back another day. Unavailable? How? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough, all of you. Get back to your rooms. The coffee. Si muova, sentiamo magari dopo. Please leave immediately. Ciao. We're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Look around. See if we can dig up any clues. Cerca indizi nella stanza di Jeremy. Puzzle. Ma perché non me li fa fare i puzzle, porca troia? Questa è anche una cagata farlo.
Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity, staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. What do you... Ah, ok, così si fa. E adesso posso fare il puzzle. Ok, allora, questo va qua. Questo va qua. Questo va qua. Questo va qua. E abbiamo aperto. Figata. Figata, figata. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Kill the guy, throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Ha trovato un dipinto. Vediamo cosa c'è. Oh wow. It's striking. I want to save this one. Reflection. Talismano e un libro. Con lui spaventato. Vediamo che cos'è. Alright, come on. I want to go see Dr. Gray. Gli è successo qualcosa mentre guardava il dipinto. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. È scomparsa. Emily? È successo qualcosa col dipinto. What the hell is going on? Where am I? Ora inizia il bello. Vediamo, allora. Torniamo in casa e in qualche modo dovremo uscire. Non ho la chiave del baule. Proiettili. Allora, qua. Qui la tua mappa non ti serve. Ok. Lì è sbarrata. Andiamo giù. Di nuovo non è... Che cazzo? Un altro. Carica. Dai. Levati.
Certo che faccio schifo con la mira. Ok. C'è solo un proiettile, sti cazzi. Ok, grazie, 4, ma... non ne ho più se ne incontro qualcuno. Che cazzo è successo adesso? Mi sono bloccato. E se ne salterà fuori una e non c'ho proiettili, porca troia. E la cosa c'è? Di qua è tutta con la nebbia. Proiettili, sì? I can't go that way. Ottimo. Non posso andare di qua, ok. Cosa diavolo sta succedendo? Per prendere la mira. Puoi lanciare oggetti contro i nemici e usarli per distrarli. Ah, ok. Non lo sapevo già che potevo correre. Proiettili. Campanello. Ah, va, un culo. E qua? I can't go that way. Non posso andare da quella parte, ok. Vediamo cosa c'è qua. Your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this? How? A pact with the dark man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. You were thinking, man, gone bad. No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compadre. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you could find some clues to show you the way. Okay. Thanks. I'll have a look. Dopo gli rispondo. Ok, uno di tre. Proiettili. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Okay. Don't know. Devo imparare a sparare meglio. Poteva darmi una mappa. Oh.
Oh, cazzo. Cazzo! Accetta. Ok. I can't go non that posso way. Andare da quella parte. Però. Voglio capire il menu rapido. Detective. No, vabbè. Ah, ok. Capito come usare la chiavi, ok. Andiamo a vedere. Allora, per il momento ho trovato sempre proiettili, per fortuna. Perché sennò qui... Questo mi sa tanto di rituale. Ci sono anche tanto dentro. Ok, i mostri lasciano giù. Ah, ma va in bagno. Oh. Calma. Vieni giù. Vieni. Non fa male, ottimo. Questo è per lanciare. Ancora un altro. Devi morire. My weapon broke. Cazzo, lascia si rompe. Giù. Lancia pepe. Lagna pepe. Boh. 2 di 3, ok.
mancano tre. No! Ok. Riconosce questo posto, era stata seduta spiritica della signora Jackson. Vediamo se ha informazioni sul talismano. Eccolo qua il talismano. It's the talisman, like the one in the painting. Tienilo, tienilo. Oh. Un antico talismano. Good. I think it's meant for the penso talisman. Sì. Ah, già fatto. I think it needs numbers. Penso servono dei numeri e delle coordinate. Maybe there's something in Jeremy's notes. 7. No, 7. Così. Poi. Così penso. No, aspetta. Se io voglio realizzare solo questo. Non posso. Così. Scambia disco. Ah no. Scambia disco questo. Aspetta. Così come l'ho fatto prima. Ma dai, sono un cretino. Perché non me la fa fare? Perché la chiave è qua. Ah,
Allora, fammi vedere il tuo talisman. 5 0 0 0 5 0. Non c'è 0. 0. Che sia così lo 0. Ah no, aspetta. Aspetta, aiaiaia. L'ho capito adesso. Cosa devo fare? 6 7 Devo avere una sequenza, aspetta. Questa no. Questa no. Ho talismano. Ah, aspetta, aspetta, l'ho capito adesso. Devo andare tutti in su. Così, così è su. I think it needs numbers. Like così. Coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Vedere che deve andare così. Perché così i disegni sono giusti.
3, 5, 8. It's showing something. A place? Where is that? Nel quadro. Huh. Si è aperta la porta. Fanculo, ce l'avevo qua. Scrivere del talismano. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, no, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to DeSeto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure. But he is crazy. And he's gone missing. Why? Here. Try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a side. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay. What can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Capitolo 2. Capitolo 1 è finito. Ed è tornato nella villa. Detective Carnby. How did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared? No. It's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive, and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even.
Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No. I want to try something. With his talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you going to be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Le chiavi di questo qua aprono tutto. Riparazione della caldaia. Saw you notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. Ah, qua sotto. Got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Chiave della stanza numero 6. Ottimo. Elenco personale dei pazienti. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Brutto, Thompson, o Mags, Jeremy. Is responsible for the household. Ok. Jean-Baptiste. All'elenco di tutte. Piastre rotte. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. Avete ragione, they have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair al pozzo del giardino della cucina. Let me know if you find any of them. Esamina il pozzo nel giardino della cucina. Agli ordini, capo. Una cassaforte. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Ci vorrà un codice. Dovrò trovare un codice. Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. Ok. No, aspetta, cos'era? La fine del tunnel, ok. Qua è tutto chiuso, qua è questo. There's no way I can non get into this thing. Better leave it alone. Non riesco a capire cosa dice. There's no way I can meglio lasciar perdere, ok. Better leave it alone. I need the key. Allora, la stanza numero 6. Salone, stanza vuota, stanza di Root, stanza... La biblioteca, la stanza numero 6, ok. Dobbiamo andare prima al pozzo. Ah, l'orologio. No, non posso guardarlo. Cercherò anche esamina l'orologio. No, qua è quella dove sono appena uscito, che ho parlato col tipo. Per suonare. Ok. Tieni per aprire per la mappa. Io sono qui e devo andare dritto. Well. Però devo andare a vedere anche il pozzo.
Lost Plantations of Piantagioni Louisiana. Perdute. Thierry Biglow, 1917. The Assetto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Fucile. Non posso ancora. It's wedge shut. Così. What happened? Everything's normal again? Nel pozzo. Nel giardino della cucina c'è un pezzo del puzzle. Dobbiamo andare così. Quello è un gatto. Ah, questo è per la scorciatoia, ok. Il pezzo del puzzle. Però questa la dovresti prendere in mano, scusami, eh.
still fine. Trova l'orologio astronomico menzionato negli appunti. Trova la caldaia di decreto menzionata negli appunti. Esamina le informazioni in possesso di Perosi. Prendere un pezzo della piastra del pozzo. Con l'acqua, ma se non me la fai spostare. Perfetto. Trova l'orologio, trova la caldaia. La caldaia era di qui. Si andava per la caldaia. Per la caldaia si andava. Si andava così. Poi si andava di qua. Che non me lo fa più fare, non so perché. Devo trovare l'orologio. Allora, di qua siamo per la caldaia, ci siamo. Eccola qua. It's another plate for the talisman. Like the other one, it's broken and missing. Non è questa, merda. Quindi si è aperta quella lì, ottimo. Thank you.
Però ci sono anche delle chiavi che non avevo visto. What are you doing in my kitchen? I assure you. No, I'm sorry. Promise I didn't, you. Mr. Hartwood is nowhere near my kitchen, and neither should you be. Don't make me kick you out of this house. Sorry. Now get out. Allora, bisogna trovare... Qua andiamo qua. L'orologio che parlava lui. Questo era bloccato. Salotto c'è un pezzo del puzzle, vediamo. I need the key. Questo. Ma io sono nell'altro, scusami, eh. Ah, dove ero prima? Ho dimenticato qualcosa. I need the key. Quella è impossibile aprirla. Questo è dove c'è il tipo che non si... L'orologio, ecco. Cos'è sta roba? Esamina l'orologio, eccolo qua. Deve essere l'orologio che è scritto negli appunti. Ok. Ne manca uno. Sembra la piastra. Manca una... Una per fare il puzzle. If it wasn't for the collection of peculiar statues, the old astronomical clock would draw every eye in the room. Sorry, detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? Can't say that I have.
Why are you asking? I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, detective, and I'll scratch yours. Looks like everything's back to normal here. Degli appunti, penna, ne fanno due di tre, anche una cintura. E lì non si può andare, sbarrato qua, non ci sta niente qua. Trovate una chiave da usare. Quindi ci... How eccentric. Devo tornare. I did it. L'ho fatto. I crossed the threshold to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads. And I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Ce li ho. Questa è la riparazione del caldaio. Questi no. Questo no. Questi non ho simboli. Qua non ho simboli. Qua non ho simboli. Qua non ho simboli. Simboli. Niente simboli. E il talismano non ha simboli, ok. Però qua c'è l'altro talismano. Diario. Well, I need to remember how to get them out again. They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Allora, uno. Then it will all be over. E quello. No more Dersetto. Vediamo. Sadly, no. Vediamo. Se ci sono i... tipo mare, no, non c'è. Non c'è tipo mare, acquario, perché poi tipo mare, essendo quello di odio. 1, 12, 10. Ah.
ci sono neanche gli altri due. La M e quello non ci stanno. Aspetta. James. No, tu rimani così. These paintings got some grim looking rot on them. Completa la forma con il putrefattum e sui dipinti. Frank. Ah, ho capito adesso. No. William Franklin Nora. Okay. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Com'è che erano? William Franklin e Nora. William Franklin e Nora. William Franklin. William Franklin e Nora. E 4. 294. Collega i nomi degli artisti per ottenere i numeri. L'ho fatto! 294. E non so quali numeri qua come funzionano. Aspetta, il primo è William 2. Poi Franklin 294. The simple astrologist I trova la combinazione del lucchetto usando le formazioni trovate nella stanza. 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but also acted as signatures for the members, as there were only 12 of them. 294. Ma non mi fa interagire.
trovati nella stanza. E mi fa interagire solo con questo qua. Non so com'è. Se queste due. L'ordine dei dipinti fornisce l'ordine dei simboli. L'ordine dei dipinti. L'ho fatto, ma scusami. Non ci sono quei numeri. Ah, aspetta. Collega i nomi degli artisti di Alias per ottenere i numeri. Collega il numero sul diario di Pelosi per ottenere i simboli. L'ordine dei dipinti fornisce l'ordine dei simboli. Collega. Non posso collegarli perché non mi fa interagire. Di Pelosi, due. No, aspetta, allora. Collega i nomi degli artisti per di Astre per ottenere i numeri. 29294. Collega i numeri sul diario. Lì dice 1, 11, 10.
serpente fornisce l'ordine dei simboli. Melanie? Per ottenere sì. Aspetta. 2. Allora, il primo... visualizza. 2. Tarius, Gemini, Cancer. Devo vedere i simboli che ci sono. Allora, nella combinazione, che simboli ci sono? Il 2 c'è. Questo, questo e questo. Quindi, il 2 c'è. Ed è il primo. Nel secondo, cosa devo mettere? L'ho sbagliato. Perché c'è un altro? Mi dici che c'è un pezzo di... combinazione davanti a me. Perché c'è un pezzo di... Poi che altro simbolo c'è dentro? Il 2 c'è. C'è la libra. Il secondo è questo, e c'è già. C'è un altro numero. Non lo capisco, porca troia. Intanto andiamo a vedere di qua. Ah, sono bloccato dentro qua. Gli obiettivi non me li fa andare avanti, vedi? Suggerimenti. Colleghi i nomi degli artisti. Ok, 294. Colleghi i numeri del diario per ottenere i simboli. L'ordine dei dipinti fornisce l'ordine dei simboli. 2, 9, 4. 2, 9, 4. Perché il primo...
primo è William, il secondo è Franklin, il terzo è Nora. William, Franklin, Nora. Quindi il 9 è questo. Il 2 è questo. 2, 9, 4, 2, 3, 4. Scusami, io non ce l'ho quel simbolo. Le due cose. Ah, questo. Poi vuole 4, 2, 4, 2, 3, 4. E il 9 abbiamo detto che è quello rovesciato. Si apre. Quello 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il 4, 2, 3, 4, che siano al contrario. Adesso mi sono già dimenticato qual era 2, 9, 2, 9, 4, 2, in mezzo ci va quello. Fanculo. Got it. Due ore l'ho trovata adesso. Ma va fanculo, erano al contrario. Due ore per farlo. Cosa succede? Fare la caldaia e poi andiamo un altro giorno via. Allora fammi vedere come deve essere questo qui. Quindi questo qua, no, questo va giusto qua. Mi fa spostare il centro. Questo è giusto così perché c'è il collo. No, che cazzo fai? Non possono essere così. There was something in the commonplace book about this.
compaiono i simboli. Aspetta, questo sì. Ah, a posto. Adesso l'ho capito. Simbolo lo fa, a meno che, perché questo non me lo fa fare. I think the clock's broke. Or maybe it just... Allora... aspetta, 6, quello grosso, piccolo 3... 4... 6, 3, 4... There's a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. I entered another one of Jeremy's memories. Ci
cerca Jennifer all'interno del tumulo. Rapporto all'impianto di trivellazione. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge closed. Ragazzi, salvo qui. E continuiamo o stasera o domani. Ciao a tutti.